Vi siete mai guardati allo specchio per un lungo periodo di tempo? Non intendo quei pochi minuti nell'atto magari di scegliere il miglior outfit per la serata o durante la preparazione del make-up. Intendo semplicemente fissare il vostro stesso volto. All'inizio potrebbe essere normale. Ridere, trovarvi sciocchi. Presto però le cose diventeranno strane. L'umorismo vi abbandonerà. E a quel punto potreste annoiarvi. Ma se riuscite a superare anche il duro scoglio della noia, le cose alla fine diventeranno inquietanti. Ho iniziato a farlo dopo aver letto di alcune leggende metropolitane online. Quando ho provato le prime volte non riuscivo a farlo per tanto tempo. Sopportare la mia stupida faccia in bagno ogni mattina era già abbastanza difficile. Ma fissarla più a lungo del necessario era un lavoro ingrato. Più ci provavo, più mi abituavo. Mi sedevo davanti allo specchio del mio bagno e pensavo. E mi fissavo. Mi sono ripetuto più di una volta quanto fosse stupido, persino ridicolo. Ma mi piacevano le cose inquietanti e l'idea, la remota speranza che prima o poi qualcosa fosse accaduto, mi motivava a non demordere. Ancora un minuto. Solo un altro minuto. Che ti costa? È stata una delle esperienze più strane che abbia mai avuto. Ho riso, borbottato, sbadigliato. Ma ho anche studiato, più da vicino, l'intricato paesaggio del mio viso. Di tanto in tanto mi perdevo nei miei stessi occhi, scrutando le mie pupille, le iridi. Avevo la sensazione che qualcosa stesse cambiando e iniziai a chiedermi se fossi io a fissare il mio riflesso o non fosse lui a guardare me. E se fosse il contrario e se quella persona nello specchio non fossi veramente io. E poi fui certo di aver visto il mio riflesso strizzare l'occhio. Ne fui scioccato per un momento. Imprecai prima di iniziare a ridere. Maledissi me stesso e la paura che mi aveva travolto. Tuttavia, quando tornai a guardarmi, mi chiesi seriamente se fosse stato solo frutto della mia immaginazione o se fosse realmente successo qualcosa. Mi avvicinai piano. Gli chiesi se davvero mi avesse fatto l'occhiolino. E ovviamente non ottenni risposta. No, niente di strano. Le sue labbra si muovevano in perfetta sincronia con le mie. Sbatteva le palpebre quando anch'io lo facevo e rideva quando io ridevo. Non era stata altro che la mia immaginazione. La mia attenzione a quel punto fu attratta da uno strano oggetto dietro di me, appoggiato sul pavimento del bagno. Un piccolo cubo nero. Mi chiesi cosa ci facesse lì. Non me ne ero mai accorto. E nel momento in cui mi voltai, era svanito. Imprecai ancora contro me stesso. Stavo ancora immaginando le cose. Il mio cervello era nel pieno torrente dell'autosuggestione. Diedi una sciacquata al volto e tornai a guardarmi allo specchio. Era ancora lì, sul pavimento, vicino al muro. Mi avvicinai per guardarlo meglio. Osservare, controllare che non fosse un riflesso dell'ombra. E quindi mi voltai nuovamente. Non c'era nulla. Lentamente ma costantemente mi allontanai, guardandomi mentre mi spingevo contro il muro del bagno, proprio accanto al cubo nero, il mio piede ad un palmo da esso. So cosa vi state aspettando, ma in realtà non successe niente. Non ancora. Non sentii la sensazione di contatto con qualcosa di estraneo. Il mio riflesso tuttavia iniziò a spingere il cubo verso destra. Era molto strano. Doveva essere una specie di illusione. Non c'era modo che fosse reale. Stava accadendo solo dentro quel dannato specchio. Detto ciò, nonostante i brividi lungo la schiena, attribuì tutto alla mia stanchezza e andai a letto. Si stava facendo tardi e l'indomani avrei dovuto alzarmi presto. Cercai di distrarmi,
Ma come poteva la mia mente ignorare qualcosa di così singolare, affascinante? Il mio esercizio mentale di autoconvincimento non durò a lungo, e un quarto d'ora dopo ero di nuovo lì, accanto al cubo. O meglio, il mio riflesso vi era accanto. Dato che ero in ballo, tanto valeva ballare. Mi chinai e provai non senza difficoltà ad afferrare il cubo. Fu molto difficile all'inizio. Era un po' come giocare con il VR, se vogliamo. La mia testa, o meglio, i miei occhi, erano troppo bassi per distinguere i riflessi sul pavimento. Inoltre non potevo avvertire il peso, o in altro modo sapere se la mia presa fosse salda o meno. Dopo qualche ridicolo tentativo, infine riuscii ad afferrarlo e poggiarlo alla credenza sotto il lavello. Osservavo affascinato e sbalordito le dita del mio riflesso sfiorarlo. Doveva pur esserci una prova del 9, qualcosa che potesse indicarmi in modo incontrovertibile che avevo a che fare con un'illusione. Con il più delicato dei movimenti chiusi la mia mano attorno al cubo e lo sollevai. Osservai il mio riflesso nella medesima posizione. Non lo sentivo, eppure stavo trattenendo qualcosa. Con pochi passi attenti e gli occhi incollati allo specchio mi avvicinai e lo posizionai con cura davanti a me per studiarne ogni dettaglio nel particolare. Lo guardai da tutte le direzioni, inclinandomi a destra e a sinistra, alzandomi e sdraiandomi. Accostai di nuovo il dito, questa volta non delicatamente ma spingendo. Se avesse attraversato la superficie dello specchio e fosse passato dall'altra parte, nel mio mondo, risi, ripetendomi ancora una volta che doveva trattarsi di una sorta di illusione. Pressai. E no, non scivolò. Rimaneva premuto contro lo specchio, dall'altra parte. In quel momento, notai che la sommità era leggermente spinta verso l'alto. Quasi in trance allungai la mia mano sinistra. Non potei fare a meno di imprecare per la frustrazione mentre cercavo di dare un senso alle dimensioni del cubo e ai miei movimenti capovolti. Alla fine, dopo due inutili tentativi, riuscii a spingere il lunghio in una piccola fessura e delicatamente spingerlo verso l'alto. A quel punto la mia fronte era praticamente spalmata sulla superficie del riflesso. C'era qualcosa di strano e biancastro al suo interno. La mia mano andò di nuovo in avanti per sollevarlo, in modo che potessi guardare meglio. Chiusi la mano attorno al cubo ora aperto e lo sollevai, avvicinandone l'apertura allo specchio. All'inizio vidi solo il bianco, ma poi distinsi delle delicate linee rosse e una forma rotonda. Un attimo dopo, qualunque cosa ci fosse all'interno del cubo iniziò a muoversi. Guardai con orrore sbalordito quello che era un bulbo oculare. Urlai scioccato e disgustato, allontanandomi dallo specchio e stringendomi la mano come se qualcosa l'avesse afferrata. Dentro lo specchio il cubo nero si schiantò per terra. Rimbalzò una, due volte prima di fermarsi. L'occhio, tuttavia, ne uscì. Mi aspettavo che colpisse la superficie, che rimbalzasse contro lo specchio, e invece continuò a rotolare. I miei occhi si spalancarono per lo shock e l'incredulità, mentre quella piccola sfera attraversava la superficie per poi fermarsi davanti a me. Quella cosa non avrebbe dovuto esistere, ma era lì, e mentre la fissavo, lui fissava me. Lo raccolsi, viscido e disgustoso al tatto. Nel mio riflesso l'occhio era assente. Non mi sento di dire altro su questa esperienza, anche perché sono sicuro che non mi credereste, supponendo che abbiate creduto fino ad ora. Ma sono certo che qualcuno di voi abbia avuto un'esperienza simile. Non può essere successo solo a me. Posso raccontarvi il finale, però. Per quel che mi riguarda, dopo qualche mese di terapia ho delegato tutto ad un'allucinazione e riciclato quanto accaduto come un episodio psicotico. Non era un bel momento per me, e la cura che ho seguito ha fatto del bene sotto tanti aspetti.
Per quelli di voi che si stanno chiedendo cosa sia successo dopo, a parte ciò che non ho voluto palesemente raccontare, sappiate che l'occhio è in un luogo sicuro. L'ho prima nascosto, sigillato, mai più guardato. È probabile che in realtà in quella scatola nel profondo dell'oceano adesso non ci sia niente. D'altronde, se ciò che ho visto è l'immagine di ciò che potrebbe accadere, non c'è assolutamente nulla che io possa fare. Dimenticare, forse. A voi dico, non esplorate mai cosa possa esserci oltre il velo. E se mai abbiate la sfortuna di averci a che fare, ricordate, la negazione e l'ignoranza in certi casi sono di gran lunga migliori di quello che la vostra curiosità potrebbe mai scoprire. Puoi trovare la storia originale in inglese nel subreddit di NoSleep che lascio in descrizione, insieme a tutti i canali di Arsenico Nero dove ti invito a seguirmi. È giusto dire che ho alterato il finale della storia in modo da adattarla alla lore dei racconti del Fil Rouge. Se vuoi sostenere il mio lavoro, ti invito a seguirmi su Instagram, dove porto avanti la serie una lettura, e dare un'occhiata alla sezione abbonamenti tramite il tasto qui sotto. Come sempre, se hai una storia che volessi venisse letta, non esitare a contattarmi. Grazie per l'ascolto.